tali sono i miglioramenti avvenuti, il livello di importanza raggiunto che nel 2005 CTP si aggiudica il più importante riconoscimento del settore, il premio Qualità Confservizi. Un vero ed eclatante esempio di come un'azienda pubblica, nel Mezzogiorno d'Italia, ben gestita, possa divenire una realtà di riferimento e un modello augurabile anche ad altre regioni. Spero di poter continuare l'azione che i miei predecessori hanno fatto nell'azienda, che hanno, devo dire, con grande soddisfazione di tutti, portato l'azienda ad essere una dei migliori, non solo in Campania, ma a livello nazionale. E spero di poter continuare sulla loro scia, perché i frutti che hanno dato all'azienda e agli utenti sono effettivamente positivi. Continuando a fare il risanamento economico, che pure è stato fortemente iniziato e proseguito, cercherò di portarlo a compimento nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi. Ma a parte il quadro dirigenziale, uno dei punti di forza di questa società sono e sono stati i suoi dipendenti. Figure professionali sulle quali la società investe con corsi di formazione di livello europeo e giovani motivati che non dimenticano il loro referente, il pubblico. È successa la situazione che a Casandrino, essendo di un paese, quindi non abituati a una presenza femminile sull'autobus, non appena ci vedevano, soprattutto le donne, invece di sta casa a fare casette, ecco che ti ritrovi in questa situazione che un po' ti mettono così, però poi comunque il percorso quotidiano è tranquillo, voglio dire. Cioè vieni ben accettata poi alla fine. Fin dai decenni passati l'azienda ha avuto riguardi verso i propri dipendenti, istituendo borse di studio per i figli più meritevoli, o colonie estive per i più piccoli, o particolari manifestazioni in occasione delle festività, attività di svago, viaggi, escursioni. Il legame tra azienda e personale è così sentito che qualcuno delle nuove generazioni non ha voluto allontanarsene nemmeno nel giorno più bello della sua vita. Esiste un commitment, una condivisione tra i lavoratori di questa azienda, che è una delle cose positive che mi ha sempre colpito e sulla quale noi abbiamo cominciato a lavorare da subito nel momento della gravissima crisi che era degli anni 90. In questa azienda mi è capitata, per esempio, una cosa che mi ha colpito moltissimo all'inizio, e cioè che i pensionati dell'azienda, quando facevamo la festa per il congedo e quindi regaliamo la medaglia e il diploma, io ho avuto dei pensionati che mi hanno salutato dicendomi così: Presidente, vi raccomando l'azienda. Sempre contento sono stato, dal primo giorno di lavoro, sì, ho portato la famiglia avanti senza mancare mai niente. Anzi, prima di me era mio padre assunto in questa azienda nel 1913, già figlio di personale. E attualmente oggi c'è mio figlio ancora che tiene 32 anni di servizio in questa azienda, che presta ancora servizio. Io vengo da una famiglia di tranvieri. Mio nonno era guidatore, in cui ho lasciato dal 1918, ho lasciato i documenti. Mio padre era prima guidatore tranviario e poi controllore. Io entrai giustamente, ora c'è mio figlio, quindi una specie di famiglia che si trasmette giustamente il lavoro in questa grande azienda. Almeno per me, che veramente mi ha fatto vedere qualche cosa che io non avevo. E quindi ho fatto vivere non solo io, anche la mia famiglia. E mi sto bene perché ci trattavo molto bene. Ho fatto il mio dovere. Ho fatto gli orari che mi toccava fare, i viaggi e le corse che ho fatto. In tutto i 33 anni di servizio sono stato ammalato sì o no un mese, e ringrazio questa azienda che mi ha fatto fare il signore per tanti anni. Io auguro di prosperità dell'azienda, che possa servire quando meglio e più possibile il pubblico. Questo è il sogno dell'arresto del tram. Auguri. Auguri a tutti. Tanti auguri a CTP e che cresca sempre. Auguri CTP che va sempre avanti e non si ferma. Alla direzione, ai dipendenti della direzione della CTP, un maggiore auguro, prosperità, un secolo. Sempre. Auguro che la CTP fa una grande fortuna. E io
mi godo perché mi ha dato pane per 40 anni. Auguri a tutti voi che purtroppo avvenga sempre un miglioramento dell'azienda, perché l'azienda è nostra.